Grande successo per la serata delle Fonti Awards tenutasi lo scorso mercoledì 8 maggio a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo HR 4.0, il futuro del lavoro tra innovazione e capitale umano, moderato da Deborah Rosciani, giornalista di Radio 24 e di Le Fonti TV. La serata è proseguita con la cerimonia di assegnazione dei premi che aveva come focus il mondo delle risorse umane e del diritto del lavoro. Eccellenza dell'anno, innovazione e leadership nautica di lusso. Il premio va a Fabiani Yacht. La motivazione per essere un'eccellenza per performance, stile e innovazione. Un autentico leader nel settore della nautica di lusso ed espressione del migliore Made in Italy sin dal 1973. Per aver fatto del rispetto dell'ambiente e della massima soddisfazione del cliente la propria riuscita missione. Eccoli qui, Fabiani Yacht, complimenti nella categoria imprese, accomodatevi per la foto di rito. Io ad alcuni stringo la mano, ad altri no, ma è come se la stringessi a tutti. Ecco qui il premio. Eccellenza dell'anno, innovazione e leadership nautica di lusso. Complimenti. Siamo in compagnia dell'ingegner Maurizio Fabiani, presidente di Fabiani Yacht. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Ecco, Fabiani Yacht si è aggiudicata le Fonti Awards 2019 come eccellenza dell'anno, innovazione e leadership nautica di lusso. Come commenta questo riconoscimento? Ma innanzitutto con molto stupore, perché mi è arrivato, diciamo, mi è stata segnalata questa circostanza senza nessuna, diciamo, cenno premonitorio, quindi mi ha fatto assolutamente piacere, è stata una sorpresa molto molto piacevole e è arrivata anche in un momento opportuno. Perché in brevissime parole, io ho lavorato molti anni in tante aziende industriali, cambiando anche settori dal petrolchimico al farmaceutico, cose proprio anche alle antipodi, e poi avevo messo una società di ingegneria mia che ho portato a 100 dipendenti e poi ho venduta, insomma. Quindi sono stato un po' senza fare quasi niente, poi non potevo stare fermo e mi sono, diciamo, orientato verso una antica passione, la nautica, e quindi mi sono messo a fare, insomma, progetti di barche. Viene in un momento opportuno perché ci sono, ho pronte tutta una serie di elementi che magari ora poi le posso anche meglio precisare. Comunque questo era un pochino l'antefatto e di cui, ripeto, sono molto felice di essere qui. Bene, quanto conta l'innovazione in un settore come il vostro? Ecco, sì, mi ricollego perché da quando decisi di ripartire ho rilevato un cantiere che era fallito diversi anni fa con l'idea di rilanciarlo. Però mi resi conto proprio che sarebbe stato difficile far ripartire questo cantiere in un'epoca un po' più ricca di esigenze da parte della potenziale clientela, e quindi dovevo fare qualcosa di innovativo, e su questo ho perso quasi, non 4 anni, ma 3 anni di durissimo lavoro, perché ci sono stati tantissimi elementi che ho dovuto riunire per fare qualcosa di veramente innovativo. E questo ci sono riuscito, se vogliamo, da non molto tempo, e ora il problema si trasferisce sul mercato, riuscire a far apprezzare queste barche belle, ma questo è un aspetto soggettivo, ma tecnologicamente senza pari. Su questo lo dico molto serenamente. Ecco, quali sono i prossimi traguardi che vi ponete? Ma i prossimi traguardi sono innanzitutto dare dimostrazione al mercato che le promesse che avevo cominciato a far passare anche attraverso la pubblicità, la stampa, cioè di yacht di altissimo livello, ma con un sistema propulsivo che permette anche di navigare gratis. Ora qui sembra quasi una cosa assurda, ma è la realtà.
Quindi l'uso di energie ecocompatibili, ma con autonomie e prestazioni a livello paragonabile agli stessi yacht, anche se rimango, diciamo, nell'ambito della nostra possibile produzione, come se fossero a gasolio, ecco, quindi senza l'impiego, se non in casi particolari, del classico gasolio. E con questo penso di essere veramente l'unico, per quanto posso aver visto dalla stampa mondiale, insomma, perché poi se in una nicchia di mercato c'è qualcuno che ha fatto di meglio, ben venga, perché è sempre un aspetto positivo pensare all'ambiente come un elemento fondamentale anche della nostra sopravvivenza su questo pianeta. L'elemento chiave di questo sistema propulsivo parte dall'energia solare, ma differentemente da quasi tutti gli altri sistemi già visti che si propongono di relegare l'energia solare a un ambito molto ristretto, sulle barche qualche piccolo pannello solare per alimentare i servizi di bordo, per esempio, ma poi la propulsione è affidata o esclusivamente al gasolio, al motore diesel, oppure vengono chiamate ibride, moltissime ormai, è positivo anche questo, imbarcazioni che hanno dei motori diesel che con un generatore producono corrente che poi viene immagazzinata in batterie e da queste vanno poi a un motore elettrico che fa funzionare la barca. Quindi ci sono momenti anche importanti della navigazione in cui effettivamente il motore diesel può essere spento e lo yacht naviga nel silenzio e senza consumare altro gasolio, ma quell'energia comunque è stata prodotta col gasolio. I nostri progetti sono basati su dei brevetti, diversi brevetti, che permettono di piazzare su degli yacht assolutamente anche belli da vedersi, non delle cose scientificamente apprezzabili, ma che non somigliano più a uno yacht, per intenderci. Questi sistemi che abbiamo brevettato permettono di far apparire e scomparire delle superfici importanti di pannelli solari, quindi quando vogliamo procedere senza consumare gasolio, non importa averlo già accumulato nelle batterie, si apre o una vela, proprio una classica vela come fosse una barca a vela, un galeone, una vela che assume una superficie enorme e con questa superficie enorme capta quante più radiazioni solari possibili, ma in genere sufficienti per spingere uno yacht da 100 tonnellate, insomma, ecco, nel silenzio, a andature più basse rispetto alla marcia, chiaramente, con i motori diesel, però senza aver impegnato gasolio per produrre quell'energia. Questi sistemi sono stati evoluti in due categorie, perché su yacht di dimensioni importanti si può avere questa vela che esce da un cavedio in cui è nascosta e che può anche sfruttare il vento, come fosse una vela. Naturalmente lo yacht rimane uno yacht, non diventerà mai una barca a vela. Però lo yacht è stato progettato fin dai primissimi segni di matita sulla carta. Lo scafo sono già previsti per sostenere, per essere adeguati alle sollecitazioni che questa vela può determinare, quindi la sicurezza è stata accertata anche sperimentalmente in tutti i modi e quando c'è vento contribuisce e dà un'altra spinta senza gasolio a questo grosso yacht. I modelli più piccoli non c'è stata la possibilità di realizzare questo sistema proprio per problemi anche di sicurezza, e abbiamo trovato un modo di far uscire queste superfici di pannelli solari lateralmente dal piano di coperta dell'imbarcazione. E quindi poi quasi casualmente, fatti i calcoli, le prestazioni sono analoghe fra quella più grande, fra il 30 metri e il 23 metri, che sono dimensionalmente due barche molto diverse ovviamente. Quindi direi siamo molto soddisfatti di questi risultati e ci stiamo già impegnando per altre innovazioni. C'è anche un brevetto importantissimo che penso sia interessante rilevare. Questi yacht sono interamente
fruibili da persone handicappate, cioè persone classico, purtroppo frequente, sedie a rotelle. Per cui abbiamo dei brevetti che permettono a una persona che arriva alla banchina di un porto con la sedia a rotelle di salire a bordo autonomamente e di spostarsi all'interno di tutto lo yacht con la sua sedia a rotelle. Sono superfici piane in modo che non ci siano gradini, dislivelli, ostacoli. Abbiamo messo ascensori dentro le barche, diciamo, lo yacht più grande perché possa avere un facile spostamento sui vari livelli della barca e anche un sistema di accesso dalla banchina, appunto accennavo prima, autonomo, che poi può essere sfruttato anche per altre cose, ma banalmente, tra virgolette, si può salire a bordo con una piccola automobile, metterla nel garage dello yacht e quando si arriva in un altro porto si può regolare un sistema di sollevamento e permettere a questa piccola, insomma una microcar, si parla non certo di un Rolls Royce, però di salire e scendere dall'imbarcazione. E lo stesso passeggini, chi arriva con i bagagli a facilità, quindi tutto deve concorrere a rendere sì, ecco, compatibile, ma anche, diciamo, essere a misura d'uomo per ridurre al minimo i disagi o addirittura gli impedimenti che su certi aspetti possono essere anche fastidiosi, insomma. Quindi siamo a questo punto e ci abbiamo anche un po' di altre idee che dovremo ancora approfondire dal punto di vista tecnico per mantenerci all'altezza di proseguire sulla strada dell'innovazione, che penso sia una strada che è vincente per forza, specie quando si preoccupa anche dello stato fisico delle persone e della condizione dell'ambiente, che sappiamo è sempre più critica.